abituato a parlare del post partita, perché insomma quest'anno hai segnato tanti gol, con quelli di oggi siamo a 17. Stagione da incorniciare. Sì, per finora una stagione sicuramente positiva a livello personale, soprattutto per la squadra, che poi è sempre l'aspetto più importante. E oggi è stata un'altra grande partita della squadra che abbiamo fatto, quindi finora sì, diciamo così, però adesso c'è il finale. Avete fatto un altro passo verso la promozione diretta, ora siete più 6 sulla Salernitana, più 5 su Lecce, insomma, nonostante l'inconveniente Covid le cose vanno bene. Sì, diciamo che c'è stato questo piccolo intoppo, ma la squadra non si è fatta destabilizzare, anzi, e la dimostrazione sono state queste due partite che abbiamo giocato e dove abbiamo fatto veramente, veramente bene sotto tutti gli aspetti e ora c'è da giocarsi questo finale. Dal punto di vista fisico come state? Perché insomma anche con la Reggiana è arrivata una vittoria importante, nel finale avevate sofferto, oggi come sono andate le gambe? Ma è tutto l'anno che dal punto di vista fisico lavoriamo bene e quindi non penso che questo stop ci abbia più di tanto danneggiato. È chiaro che ora poi quello che conta è la voglia di vincere, la voglia di fare il risultato e questo a noi non manca mai. Ora si torna in campo tra 3 giorni, c'è il Brescia, si preannuncia un'altra partita abbastanza dura perché anche il Brescia insomma un pensiero nel playoff lo fa. Assolutamente, ma poi ultimamente, ma sempre in Serie B e poi ultimamente nel finale di stagione le partite non sono mai facili perché ogni squadra ha il proprio obiettivo da raggiungere e ripeto, chi in queste partite spesso chi ha più voglia di ottenere il risultato lo porta a casa. Sei 2 gol dal tuo miglior bottino stagionale, insomma sei avvicinato anche a coda, fai un pensiero anche alla classifica marcatori? Ma quella viene dopo e non dipende solo da me, ecco, io quello che devo cercare di fare è continuare a fare così per il bene della squadra e poi tutto viene di conseguenza. A chi le dedichiamo questi 2 gol? Ma la dedica a tutta la squadra e a tutto l'ambiente dell'Empoli e poi voglio fare una dedica anche alla mia ragazza che è a casa, non la vedo da un po' e quindi mi manca e spero di rivederla presto.